Vuoi che l'Ailes vinca tutto? Ma sì, per l'interesse per la stagione. Coleman deve vincere questi 60 metri. Se l'Ailes lo prende su 60 metri è finita per tutti. Correrà in meno di 9,80 e vincerà le Olimpiadi. Se Coleman gli mette pressione nei primissimi metri e gli arriva davanti oggi, qualche dubbio glielo fa sorgere. Super partenza di Coleman e l'Ailes che ritorna, e ritorna forte. E Ali. Partita questa finale, uscito subito super bene Coleman, attenzione anche da Kim Blake che esce fuori, torna nella seconda parte di gara mentre si fa male, Citriu purtroppo vince Coleman davanti all'Ailes e al terzo posto 41 di nuovo e al terzo posto a Kim Blake, era più o meno, Stefano, quello che ci si aspettava da questa finale. Sì. Con un passetto avanti Coleman che si è confermato 6.41, grande tempo, l'Ailes 6.44 ha confermato.